Post e poi si è trasformato anche in portiere nei minuti di recupero per l'infortunio di Vatrick, del portiere Vatrick, che con la pelle che aveva finito i cambi e ha fatto la parata decisiva per mantenere l'1-0. Quindi Ocampo sempre più protagonista, 13 secondi in Liga, può contare anche una parata fondamentale, sempre più uomo Sevilla lui. Questa è la lotta Champions. Per quanto riguarda la società di Getafe, il Getafe dalla ripresa non è riuscito più a ingranare. Non è riuscito più a ingranare, ha vinto solo con la società dello scontro diretto, però poi è tornata a perdere con il Real Madrid, ha pareggiato con Osasuna, ha perso Villarreal, quindi Getafe io lo darei fuori non tanto per i punti, tanto per la condizione, ecco. Poi affronta l'Alavés, l'Atletico e il Levante. La società invece si è ripresa abbastanza, 4 punti in 2 partite, e con 2 punti in meno e potrebbe ancora dire la sua. E dietro c'è il Valencia che ha fatto pure lei 4 punti nelle ultime 2 partite. Ecco, Valladolid è stato salvato dal 2001 Kang In Lee, dal gol di questo ragazzo coreano 2001, e quindi anche loro sono lì, ecco. Senti, per chiudere, noi ovviamente contro ogni pronostico, tu l'avevi eri convinto che si ce l'avrebbe fatta, ma tutti eravamo convinti, io in cuor mio speravo di no e sono contento che è andata come è andata, però la mente ci diceva che l'Espagnol poteva salvarsi. Spagnol matematicamente retrocesso, Leganés ci manca poco, secondo te anche il Mallorca li seguirà? Il Mallorca ha fatto un bel balzo stasera, perché ha vinto 2-0 contro il Levante e si è portato a meno 3 dall'Alavés quart'ultimo. Domani l'Alavés va a giocare in casa del Madrid, probabilmente sarà sconfitta, quindi tre giorni alla fine si potrebbe trovare a meno 3 e si riaprirebbe tutto. Ma io il Mallorca l'ho sempre vista come tra quelle tre la squadra, cioè no, a parte le spagnole, tra quelle, sì, diciamo, tra Leganés e Mallorca. Ho visto il Mallorca sempre più, potesse avere più possibilità, ecco, perché la squadra ce l'ha comunque, c'ha dei giocatori abbastanza buoni. Quindi Mallorca ha fatto una bella vittoria stasera, l'Alavés ha tutta la pressione domani, sono 3 punti in 3 giornate, può succedere di tutto. Anche il Mallorca affronta Sevilla, Granada, Osasuna nelle ultime 3, e quindi tutto è possibile. E Spagnol sì, non ci aspettavamo per la rosa che ha, perché tra le ultime 5 è quella che ha la rosa migliore in fondo, però probabilmente è stata costruita male all'inizio stagione, cioè questa sorta, e poi è stata rispostata a gennaio con Raul Thomas in barba, però forse è stato troppo tardi, ha avuto 4 allenatori, quindi si è partito con David Gallego, poi c'è Pablo Machin, Abelardo e la Rufete, e ha pagato una brutta organizzazione, perché una squadra che deve fare comunque l'Europa League, il campionato si deve costruire in un altro tipo di modo, e non si può poi arrivare a gennaio a fare un bel mercato sperando poi nel miracolo. Sono d'accordo. Allora, per chiudere, Giusi, poi con delle spagnole parliamo nella tertulia con i tertulianos, ma è successa una cosa grave. L'abbiamo accennata nelle settimane precedenti, questa maledetta del Barça, ma la situazione è sempre più peggiore. Sembrava il Barça perderebbe almeno in questi primi 2 mesi, luglio e agosto, almeno tra i 4 e i 5 milioni di euro, se non mi sbaglio, da aver letto. No, di più. Di più? Tra i 15 e i 25 ecco. Milioni. Ah, i 15 e i 25 milioni solo per 2 mesi. Niente più. Di quello che ha combinato la Nike. Ieri, se non sbaglio, doveva esordire nel derby, dovevamo mettere la maglia nuova, giusto? Sì, da progetto iniziale il Barcellona doveva, diciamo, presentare la nuova maglia contro gli spagnoli. I giocatori dovevano indossare la maglietta e poi doveva partire la vendita ufficiale nei vari store del club. Soltanto che, come abbiamo detto già l'altra volta, c'è stato questo piccolo problema con le magliette della Nike, che praticamente scambiano il colore. Di conseguenza la Nike ha dovuto riprendere tutti i carichi di magliette già spediti ai vari store e ha dovuto rimandare il lancio della nuova maglia, che adesso si vocifera possa essere tra settembre e ottobre, ancora non si sa. Per adesso
in questi primi due mesi, tra luglio e agosto, la maglietta non potrà essere messa in vendita, e soltanto per questi due mesi Barça perde la bellezza tra i 15 e i 25 milioni. Non sono spiccioli, erano soldi che il Barça aveva già considerato praticamente in tasca, perché poi sai, la nuova maglietta, il boom delle vendite iniziali, soprattutto in un periodo dove il turismo, in questo caso diciamo, dovrebbe essere diciamo importante soprattutto a Barcellona, e quindi è una perdita enorme. E occhio a quello che potrebbe accadere, perché è vero che il Barcellona ha un contratto con la Nike molto lungo fino al 2026, però questa non è la prima polemica che ormai viene fuori tra la marca statunitense e il Barcellona. Ci sono alcuni dirigenti che adesso vorrebbero un indennizzo da parte della Nike, vorrebbero adesso dei soldi indietro, perché giustamente il danno economico provocato dalla Nike è bella grande. E direi proprio di sì. Ieri sarebbe stato bello personalmente vedere un derby, anche perché non lo faremo. Che derby? No, non lo faremo nel prossimo anno, rivederlo noi con le maglie a righe blaugrana e loro appunto con le solite maglie blancazules. Vabbè, vedremo il Barça di Espanyol, dai. Speriamo che ci vada. Oh, prima di chiudere, una domanda per tutte e due. Roberto, pensi che ritornerà l'Espanyol subito in Primera División? E se non dovesse essere, rischia fortemente di entrare in quel loop di queste squadre, diciamo, blasonate spagnole, che però rimangono fisse in seconda? Penso alla Real Zaragoza, al Racing Santander, allo Sporting Gijón, al Malaga. Ma allora, io appunto dei giocatori che sono in rosa ora non so chi rimarrà, ecco, chi farà la seconda, dipende tutto da quello, perché la rosa, come ho detto prima, è buona, però dipende veramente da chi rimane, da che allenatore prenderà la squadra, se rimarrà Rucchetti, ecco. C'è anche il rischio, appunto, come dici tu, di fare la fine di nobili decadute tipo Malaga, di Porto La Spugna, Racing, la Saragozza, che sono in seconda da un po' di anni, ormai non riescono più a riscrivere. Poi la Saragozza in realtà si sta lottando per i playoff, sì, quindi potrebbe anche salire, perché il secondo posto è lì per loro. Le altre invece lottano per la salvezza, il Racing tra l'altro è retrocesso, è la prima retrocessa in seconda, quindi farà la seconda B il prossimo anno. E quindi dipende tutto da chi rimarrà. Poi volevo solo chiudere con una chicca, sì, sulla partita di ieri. L'Espagnol appunto è retrocesso dopo 27 anni, l'ultima volta è stato nel 93, e caso vuole che nel 93 fu fatale il pareggio contro il Racing, in cui giocava Quique Setién. Ieri è retrocesso in seconda con Quique Setién all'interno del Barça, quindi Setién c'entra sempre nelle retrocessioni dell'Espagnol ultimamente. Giussi, rischia di fare di rimanere in seconda l'Espagnol, e oppure di fare avanti e indietro come molti fanno, no? Alcuni Sporting Gijón, altri, ecco. Sì, mi viene in mente anche il Deportivo La Coruña, sì, un club comunque storico. Sicuramente bisogna avere prima di tutto una dirigenza forte alle spalle. L'Espagnol da qualche anno è in mano a un cinese, adesso precisamente il nome non lo so, quindi non mi azzardo a dirlo. Però questo cinese, quando è arrivato facendo proclami assurdi: in tre anni saremo in Champions League. Quindi il suo progetto era un progetto che doveva portare l'Espagnol ad essere un top club, diciamo, della Spagna, e adesso è retrocesso. E adesso arriva, diciamo, la parte forse più difficile per lui, perché costruire una squadra, diciamo, per risalire in Liga non è facile. Può sembrare banale come cosa, però non è semplice formare una squadra per vincere la Serie B e salire in Liga. Io degli attuali giocatori penso ne rimangano ben pochi, anche perché ci sono alcuni, per esempio Raúl de Tomás, che ha un livello più alto rispetto all'Espagnol, può giocare tranquillamente in una medio classifica della Liga, quindi non penso proprio vada a farsi la Serie B. Però lo stesso il portiere. Certo, Diego López. Sì, ma anche Moreno, Bernardo, Calero, sì, e sì. Barba, stiamo parlando comunque di giocatori
che possono tranquillamente giocare in Liga e dubito vadano a farsi la Serie B. Chiaro che comunque c'è uno spartiacque importante per l'Espagnol, perché o fai una squadra giusta, equilibrata per tornare in Liga, o rischi di venire, diciamo, risucchiato dalla seconda divisione, perché, ripeto, non è facile, può sembrare facile, ma non è facile quando si retrocede l'anno dopo subito risalire in Serie A, costruire una squadra vincente. Non è facile, lo stiamo vedendo per esempio con il Girona che è invischiato nei playoff, non si sa se ce la fa, con il Malaga, il Deportivo, tutte queste squadre che magari spendono anche per formare le squadre, ma non ci riescono. Poi, per carità, io mi auguro per loro di rivederli di nuovo in Liga, così, perché questi derby sono comunque belli da vivere, poi batterli sinceramente è sempre bello, quindi... magari gli auguro di tornare presto. Io ho anche assistito un derby dal vivo 2 anni fa, vincemmo 5-0 al Camp Nou, quindi diciamo che... stato abituato a bene, insomma. Sì. No, ma sì, io la mia umile opinione, no, è che, come dicevo prima, gioca meglio di altre squadre che vanno in Serie B. Penso che quello può essere... Ma non rimarranno gli stessi giocatori. Esattamente, il problema è che non vanno a rimanere i calciatori. Io, siccome, ripeto, l'ho detto all'inizio dell'editoriale, insomma, aspettavo questa cosa dal 1999, quindi da quando ho messo via da Barcellona e ho cominciato a discutere, litigare con lo Spericos. E vi dico che oggi ho avuto per sfizio, per cosa mia, mi sono ascoltato sia su Radio Marca Barcellona che poi su Catena Ser la trasmissione che parlava dell'Espagnol. C'è un pianto totale, e la cosa che ho detto prima è che loro devono stare attenti, che rischiano di sparire, perché hanno una base sociale, hanno una società che non è forte, perché il cinese non è più potuto tornare. E guarda caso, c'era su Radio Marca Barcellona un giornalista che diceva una cosa molto importante, dice: volete capire perché questo cinese, dice il nome, io non me lo ricordo, dice è poco credibile e anche poco importante e potente? Dice: quei cinesi che hanno le squadre italiane, si riferiva probabilmente ai cinesi orientali, insomma, a Inter e compagnia cantante, dice sono riusciti a trovare la pandemia. Questo dice è da gennaio che sta rinchiuso in Cina e non può uscire. E quindi, al di là della questione societaria, c'è anche un tema di soci, che ovviamente i soci dell'Espagnol non contano nulla, perché l'Espagnol è una società per azioni deportiva, ma comunque riempiono lo stadio e comunque è la base, insomma, anche per fare entrate al club. E i giovani sono tifosi del Real Madrid. Sono tifosi del Real Madrid. Ma sì, ti racconto un aneddoto. Cioè, i figli di quelli della mia età, con cui magari io discutevo 20 anni fa, i figli sono del Real Madrid, sono dell'Espagnol solo 2 volte l'anno, e questa volta 2 volte l'anno non ce l'hanno più. Confermo. Questo è il problema. Guarda, ma sì, una volta, sai che sono un frequentatore di Piazza Navona, e ovviamente in questo periodo no, ma sempre arrivano tantissimi turisti. Una volta sento parlare a due persone, come dici te, uno avrebbe 25 anni e l'altro 27, una cosa così. Sì. In spagnolo, allora mi sono messo a parlare. Dico: dove siete? Dice: a Barcellona. E dico: di che squadra siete? Dice uno: io del Real Madrid, e l'altro dice: io del Espagnol. A ver, ragazzi, che le vaya bien, ciao. Sono andato. Va bene, dai, non è il tema di questa sera, vabbè, parlare dello Spericos. Allora, Roberto Bucci, grazie, ci sentiamo la settimana prossima, e per tutto sulla Liga, Passione Liga, su Instagram e su Facebook. Grazie a voi, buona serata a tutti. Ciao, ciao Roberto. Ciao, ciao. Ciao. Allora, Giussi, rimani con noi. Adesso prendiamo il nostro ospite, ci scusiamo con questo ritardo. Prendiamo Marco Ornet e Maurizio Cravello. Intanto, però, ovviamente, come sempre, andiamo a sentirci a Rabe de Palo, Pau Donés, con Misteriosamente Oi, tratto dall'ultimo album. Come abbiamo detto, l'abbiamo detto la volta scorsa, ormai passiamo Pau Donés, passiamo a Rabe de Palo, l'album Tragas o Escupes. Tragas o Escupes. Escupes. Idioti o Sputi. Esattamente. Misteriosamente Oi.